Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video. Questo che video sarà il video in collaborazione con Fedi Kitty, lanciato da lei, la collaborazione, la mega collaborazione, perché veramente hanno partecipato un casino di ragazze. Io ammetto che sono in ritardo, ma ragazze, sono tornata ieri dalla Calabria, sì, dal mare, dalla Calabria, magari sono andata in Calabria, e quindi sono un po' in ritardo, però lo faccio stasera. Ho voluto ricreare questo trucco che mi avete visto in un vecchio video perché, a parte che me l'avete commentato tutti molto bene che vi piaceva, e poi perché si abbina insomma con i vestiti che ho oggi, che devo mettere stasera, quindi bando alle ciance. È un trucco molto colorato, guardate, sui toni dell'arancione, giallo, poi nell'alimentare un bel azzurro, i glitter, insomma. Non mi contengo io d'estate. Tra l'altro sembro tipo Bianca Cadaverica, ma ragazzi sono abbronzata. Iniziamo. Cosa andrò a fare adesso? Andrò a illustrare tutti i prodotti che ho utilizzato, iniziando dalla base. Allora, nonostante non avessi un granché bisogno, ho voluto mettere comunque un fondotinta. Ho utilizzato la mia gatta. Il Wake Me Up della Rimmel, che è leggermente più chiaro del mio tono attuale. Ma cosa ho fatto? Ne ho steso un velo leggero con questo pennello qua, due fibre della L'Oreal. Dopodiché sono andata a tamponare con una salvietta struccante, leggermente per levare l'eccesso, e quindi ho usato questo fondotinta. Poi, come correttori ho utilizzato due correttori. Per l'imperfezione ho dato il Natural Concealer di Kiko e il mio nella colorazione 03. Sono andata ad usarlo proprio qui dove ho un angioma, sì, macchie della pelle, diciamo, che mi escono, non è una macchia della pelle, mi esce quando, con gli sbalzi di calore, caldo, freddo, quando sono agitata mi esce fuori, tipo uno sfogo, diciamo. Poi, vabbè, i vari brufoletti, ecco così. E invece sull'occhiaio ho usato questo correttore di Astra, che è, non so qual è comunque di Astra, ed è questo qui in stick, che sta quasi finendo ed è aranciato ed è molto buono per le occhiaie, molto cremoso, mi piace parecchio l'estate. Poi, aspettate che questi capelli mi stanno solo, mi stanno in impiccio, bisogna mantenerli. Poi sono andata a fissare il trucco con la Mineral Booster di Elf, questa è la si è suicidata. E sono pure il cellulare, mi pare ovvio. Questa qua è il Mineral Booster, che sarebbe questa, nella colorazione Tinted. Questa qua, che è buona adesso per me con l'abbronzatura. Dopodiché, cosa sono andata a fare? Sono andata a mettere un primer sull'occhio e ho usato l'I Love Stage, che tutti conoscete, della Essence, questo qua. E ho dato questo primer. Poi cosa ho fatto? Ho usato due palette belle grandi. Faccio vedere la prima. La prima è questa qua. No, ma se stava suicidando l'altra. Metti a fuoco. Aspettate che gli faccio mettere a fuoco, eh. Ecco qua. Allora, questa qui della Bella Oggi, ho usato il color giallo. Adesso vi faccio vedere. Io i pennellini che trovano nelle palette li suiciderei tutti, non li sopporto. Ho usato questo giallo qui, con giallo molto acceso, abbastanza brillante, infatti ha dei micro glitter, però alla fine risulta un po' opaco, sì, un po' luminoso sugli occhi, ma non eccessivo, ecco. Poi l'arancione invece l'ho preso in un'altra palette. E questo qui l'ho steso su tutta la palpebra mobile, anche dove vedete l'arancione sotto c'è il giallo. Poi da una palette di Froline, che non so neanche dirvi qual è, però è una palette di Froline, che è questa qui, che ha anche i blush all'interno, ho utilizzato questo colore qui, che ha un arancione fluo, quasi rosso, ok? Ben sfumato all'angolo esterno, riportato nella piega dell'occhio.
Sono andata a creare l'AB iniziale, poi ho sfumato, ho alzato un po' il colore sulla palpebra fissa e ho sfumato bene. Dopo però all'interno alla zona più esterna, diciamo qua, sono andata ad aggiungere anche un marroncino matte, che è questo qui. Questo qua. Per andare un attimino a scurire l'angolo esterno. Ok. Poi cos'altro ho fatto? Ok. Ok, sono andata a darmi una linea di eyeliner e ho usato l'eyeliner di Essence, anche se non mi fa impazzire perché non lo trovo eccessivamente nero, dopo un po' che scrive perde il suo colore. L'Essence Eyeliner Pen, questo qua. Come si chiama? Extra long lasting, durare mi dura, non ho problemi. E niente, mi sono data una linea eyeliner con la codina finale, non troppo spessa, la linea l'ho tenuta piuttosto sottile. Dopodiché ci ho passato sopra una liner in glitter e ho usato questo qua di Kiko, ok, che è quello con i glitter tutti colorati, non solo quelli argentati, ed è lo 01. Ok, fatto questo, cosa sono andata a fare? Mi sono andata a dare all'interno della rima dell'occhio, vedete che c'è questo azzurro molto acceso, un long lasting di Kiko che è il numero 41 ed è questo celeste, molto molto bello. E poi quello che è qua, ok? Perfetto. Nel frattempo che si asciugava un po' l'eyeliner in gel, quello in glitter, sono andata a mettere nell'illuminante. Sì, l'illuminante, ho usato questo qua di Kiko. Questo è quello della collezione Rock Attraction, che è il 01 Pearl Rock, e l'ho dato nel dotto lacrimale e sotto l'arcata sopraccigliare. Poi questo l'ho usato anche come illuminante sul viso per dare punti luce sia sopra lo zigomo che l'arco di Cupido, un po' sul naso, sulla fronte e un pochino sul mento. Poi, mentre si asciugava sempre l'eyeliner, mi sono data sulle sopracciglia, mi sono dato soltanto il mascara Brow Drama sopracciglia, questo qui, che ho preso alla Modica Cifra di 3 euro e qualcosa perché ha scontato tipo del 70% perché lo dovevano levare da una ricollezione limitata e l'ho voluto prendere. Con l'estate mi sto trovando veramente bene perché non ho voglia di definirmi troppo le sopracciglia. Poi cosa ho fatto? Ah sì, mi sono data il mascara, ho piegato le ciglia. Importante step per me, e mi sono data il volume manga, questo qua, che cioè ho un po' di pareri contrastanti con questo mascara, nel senso che mi piace se faccio una passata leggera, non so se si vede così, di mascara, perché se io vado ad insistere mi appiccica le ciglia e mi fa una sensazione schifosa che mi devo andare a pulire, proprio non mi piace. Se ne do una passata leggera, allora sì, che comunque da definizione si vede, ragazza, comunque. Quindi questo. Ok, passiamo al... Ah, per stendere la mano al busto avevo dato questo pennello. Per gli ombretti, questo di Kiko, questo di Royal In Beauty a penna e uno di Essence, di quelli piatti, che mi sono persa. Vabbè, quello lì comunque. Adesso passiamo al viso. Allora, come blush ho usato, tra l'altro, visto che Fedikitty ha usato il mio stesso blush, perché ho visto il video prima, però io ho già preparato la roba che devo mettermi, anche perché questo qui lo vedrete nel video haul, lo volevo assolutamente provare, ecco, è un mio nuovo acquisto, è l'Hot Mama di The Balm, e devo dire che mi piace tantissimo perché comunque si va, non è eccessivo, però dà un bellissimo effetto, ed è questo qua, che praticamente è un corallo molto tenue, molto naturale, con questi glitter oro, veramente bellissimo. Poi vabbè, l'illuminante che vi ho detto prima, quello di Kiko. Come contouring mi sono data questa terra di Kiko, ok, ed è la Essential Bronzer 200 Warm Melange, questa qua di una collezione limitata, Pretty Sedano, questa qua che porta avere un profumo buonissimo, mi piace tantissimo, penso che finirò nel 2050 per quanto è grossa, sono solo 20 grammi di prodotto, ma vabbè. Poi ho utilizzato le ultime due cose, sì, le labbra, le labbra, le labbra, le labbra. Ho utilizzato
Questo che vedete nel video haul delle vacanze, ragazze. Ho preso dell'NYC quest'altro matitone che era di una collezione limitata. Non lo so se era di una collezione limitata, ma qui non riuscivo più a trovarlo. E l'ho trovato lì, l'ho voluto prendere, dell'arancione, che è proprio arancione. Adesso qua è smorzato perché poi sopra io ho messo un gloss. Ed è lo 051, che si chiama Canal South Coral. Boh, ma si vedrà. Stava mettendo a fuoco. Porca paletta. Poi io tremo come una ciofechina. Vabbè, questo qua. E poi sopra sono andata a passarci un velo di gloss. Ed è un gloss di Bottega Verde. Ed è color pesca. È lo 09. Vabbè, questo qua. C'è scritto 09 pesca. Ed è un color pesca, appunto. Con dei glitter fucsia. Molto carino. È molto tenue. Leggero. Dà un effetto veramente naturale. E niente ragazzi, questo era il mio face of the day, cioè quello che ho usato per truccarmi oggi. Vabbè, prima non l'ho detto, però mi sono data la crema, questa qua, la Natural Lift di Bottega Verde. Niente ragazze, io ringrazio tantissimo Fede Kitty perché questa collaborazione mi ha dato modo di conoscere tantissime YouTubers che non conoscevo. Cioè, vi dirò che mi sono iscritta a circa 70 canali io, se non erro, proprio perché. Cioè, sono andata a spulciare, a cercare e ho conosciuto questi ragazzi, mi sono visti i loro canali e niente, quindi ho conosciuto parecchie ragazze, ne sono contenta, anche molte ragazze si sono iscritte al mio canale e quindi, cioè, è una bella cosa, ragazze, veramente una bella cosa e ce ne vorrebbero più spesso di queste cose. Io sono favorevole al massimo perché. Ogni tanto, cioè noi non tanto, però ogni tanto qualche tuffo di umiltà da parte di alcune YouTubers ci vorrebbe, nel senso che, come ho già detto io all'inizio, è una cosa triste che alcune YouTubers, cioè perché ci, anche a noi, a me, ci snobbino perché per loro non siamo niente. Vedono una ragazza da 500 iscritti e dicono, ma va quella poveraccia, non arriverà mai da nessuna parte, intanto però. Perlomeno per quanto mi riguarda, io sono felice dei miei 500 iscritti. Tu lo sai per i tuoi 10.000, io lo sono per i miei 500. E tra l'altro, molte ragazze che comunque hanno 1.000 iscritti, 10.000, ho visto che hanno fatto questa collaborazione, quindi sono felicissima perché si vede che anche queste ragazze capiscono il messaggio che noi vogliamo mandare. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un grande bacio. Se per caso vi interessa poi il tutorial di questo trucco, che poi alla fine ve l'ho spiegato come l'ho fatto, però se vi può interessare, ve lo posso fare. Credo che farò più face of the day, sono carini da fare. Vi mando un grande bacio e al prossimo video. Ciao!